Salve a tutti amici, io sono nuova, una nuova uncinettina. Ci tenevo a fare questo video tutorial, il mio primo veramente è una video recensione dei filati Tessiland, una nota ditta che viene sponsorizzata dall'angolo di Chris, l'ha fatta tutto fare, ho visto diversi video tutorial fatti con i filati Tessiland e così mi sono decisa a provare e questo è il mio primo ordine, che è appena arrivato e non vedo l'ora di aprirlo. Ho scelto dei filati perché ho in mente dei progetti. Ecco. Questo è il filato Kate, bellissimo, dei colori spettacolari. Però sono curiosa di sentirne la morbidezza, mamma mia, bellissimo, mamma mia, proprio bello, morbido, bello proprio. Ho preso alcuni gomitoli che sono tre colori diversi, tramonto, oriental e tundra, e mi piacciono proprio per le sfumature che dà. Mi piace, non so se si riesce a vedere bene nella telecamera, ma è proprio bello, bello. E questo è il primo. Poi con questo ho in mente di fare degli scialli triangolari con il punto virus. Questo invece è il filato summer, è acrilico e cotone. E con questo ho in progetto di fare una fat bottom bag ed è bellissimo, mamma mia, è morbido, bello veramente, lo spessore come potete vedere si lavora con un 3 o 4 e ho in mente di fare la borsa fat bottom bag, ne ho presi 4. Ci tenevo a dire che praticamente la Tessiland forse è l'unica nel mercato online, diciamo, che ha la spedizione gratuita in omaggio a partire da un minimo di 19 euro. Io penso che sia veramente una delle poche che una somma così bassa, diciamo, hai già le spese gratuite, le spese spedizione gratuita. Ecco, questo è il filato Roxy. Ed è bellissimo, mi ha incuriosito perché cioè veramente dalle foto del sito non rende il colore, ma è proprio bello, bello veramente. C'è sfumato, c'ha il glicine con il cielo. Bello veramente. Con questo ho intenzione di fare un progetto. Sono indecisa se fare o che ho visto il tutorial della Fata Tuttofare, che sarebbe una sciarpa con le maniche, e lei lo fa sempre con lo stesso filato, lo fa con lo stesso filato della Roxy, però è un altro colore. Io ho preso questo qui, che è bello proprio, bello veramente, molto delicato. Oppure sono indecisa se fare o quel progetto lì della Fata Tuttofare, oppure fare la sciarpa Infinity. Di questa qui avevo preso i gomitoli, erano da 50, però io ho preso, mi sembra, 7 gomitoli e mi è arrivato sulla rocca così. Ecco qui, bellissimo, pure morbido. Questo praticamente è un misto di 11% lana, 11% mohair, 44 viscosa e 34 acrilico. È proprio bello. Ecco, tutto qui. Poi magari quando inizierò a fare questi progetti, magari vi farò altri video, se gradite, ovviamente. Ci vediamo. Ciao a tutti.